Porto Azzurro, il mare, i colori intensi, ma anche la contaminazione e le storiche influenze spagnole sono stati i protagonisti della tappa elbana di un'altra estate, la manifestazione itinerante promossa dalla regione toscana e dal quotidiano Il Tirreno. Dalla roccaforte della fortezza spagnola fino ai profumi dei sapori del luogo, ecco che l'isola prova a raccontarsi in una sera di luglio per affascinare i propri viaggiatori con la sua spiccata autenticità. Questa è un'occasione ottima, veramente molto bella per farci conoscere ancora di più, insomma, per far conoscere soprattutto quello che il buon Dio e la natura ci ha dato. Ecco, sono elementi di valorizzazione enormi che è bene farli conoscere sempre di più, divulgarli sempre di più. E noi ringraziamo chi ci ha scelto quest'anno per poter fare questa manifestazione, per poter ospitare questa manifestazione, e quindi ne siamo molto felici e soddisfatti. Un tuffo a Porto Azzurro tra storia, cultura, ma anche tradizioni gastronomiche che richiamano, anche in questo caso, al rapporto con la vita del borgo. Su tutte c'è la sburrita, quella che era considerata la ricetta dei minatori. Insomma, tradizione sì, ma anche innovazione, guardando al passato, ma provando a portare futuro in questo piccolo borgo di un'isola che sa far innamorare e stupire, anche con un calice di vino tra le mani. I prodotti più antichi dell'Elba, dolciari, che sono l'imbollita di fichi, il panficato dell'isola d'Elba e il panficato a cioccolato. Sono tre prodotti antichissimi, ritrovati con tanto sacrificio da me, ma anche da parte degli anziani, perché abbiamo lavorato insieme con loro e insieme a loro per 6 mesi, che qui le ricette erano sparite. Ci tengo moltissimo perché è un prodotto che usavano i nostri minatori, soprattutto il panficato dell'isola d'Elba nelle miniere del ferro, e quindi è un prodotto che non si parla solo di dolci, ma si parla di storia dell'Elba attraverso il prodotto. Poi c'è il sogno realizzato da Antonio Arrighi, che proprio all'Elba ha dato vita a Nesos, un vino prodotto seguendo l'antichissimo metodo della vinificazione in mare, un esperimento oggi unico al mondo. È venuto fuori un prodotto particolarissimo, con una presenza di sale marino che permette di evitare i solfiti. Quindi un prodotto, il sale marino come antiossidante e disinfettante. L'Università di Pisa si è resa conto anche che il sale entra per osmosi interna all'acino. Prossima tappa di un'altra estate a Volterra, il 23 luglio, la manifestazione itinerante si terrà poi anche in altre location della Toscana per concludersi a Livorno a settembre.